Bentrovati al TG Web. Apriamo questa edizione con la sanità. Dopo le dichiarazioni di settimana scorsa del consigliere regionale Stefano Carugo, che aveva parlato di una possibile chiusura dell'ospedale di Seregno o comunque di un suo ridimensionamento, questa mattina il sindaco Giacinto Mariani ha inaugurato i nuovi reparti appena ristrutturati dell'ospedale di Via Verdi. Poi parleremo del Gran Premio di Formula 1, un brand che vale oltre 4 miliardi di euro e infatti ieri sera il Consiglio Comunale ha deciso di aderire al Comitato Uniti per l'Autodromo. Infine una polemica che dopo i racconti di Mina Welby da Fazio e il suicidio di Mario Monicelli ha riaperto la diatriba tra i favorevoli e i contrari alla cosiddetta morte assistita. E mercoledì in biblioteca ci sarà la testimonianza di Laura Tangorra, scrittrice da 10 anni malata di SLA. Vediamo i titoli. Restaurati e ampliati il poliambulatorio, il punto prelievi e l'odontoiatria. Il Consiglio Comunale aderisce al Comitato Uniti per l'Autodromo. Mercoledì in biblioteca la testimonianza di Laura Tangorra, scrittrice e malata di SLA. Assunzioni dei laureati aumentate del 39%. Apriamo con la sanità. L'ospedale di Seregno si allarga. Questa mattina il sindaco Giacinto Mariani e il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Visivi Mercate, Maurizio Amigoni, hanno aperto le nuove strutture del nosocomio. Il punto prelievi e il poliambulatorio sono stati ristrutturati, così come gli ambienti dell'odontoiatria, dove sono state aumentate le poltrone. Inoltre è stata restaurata l'ex clinica ed è stato avviato un centro per la diagnosi e la cura delle cefalee. Per i progetti di sviluppo dell'ospedale sono stati stanziati 2 milioni e 200 mila euro, mentre quasi 500 mila di euro è la cifra prevista per i nuovi dispositivi. Questi progetti confermano l'ospedale di Seregno come un polo di rilevanza regionale per la riabilitazione, un punto di riferimento per tutta la provincia nord-occidentale. E lo dicono i numeri. Nel 2009 i ricoveri ordinari sono stati 1315 e si tratta di pazienti provenienti da tutta la Lombardia e anche da fuori regione. Quelli in day hospital hanno sfiorato i 10.000, mentre le prestazioni ambulatoriali sono state quasi 140.000. Seregno, con una delibera votata ieri sera dal Consiglio Comunale, aderisce al Comitato Uniti per l'Autodromo, promosso nello scorso mese di luglio dalla provincia di Monza e Brianza. Il Gran Premio di Monza, un vero e proprio traino per il turismo, è una macchina che, secondo i dati della Camera di Commercio di Monza e Brianza, muove oltre 110 milioni di euro e l'ultima edizione, quella dello scorso settembre, ha registrato un incasso record, 24,3 milioni di euro. Numeri che hanno portato il valore del brand GP Monza a oltre 4 miliardi di euro. Il Gran Premio a Roma costerebbe alla Brianza e a Milano circa 2.000 posti di lavoro. In caso di Gran Premio condiviso tra la capitale e Monza, la Brianza perderebbe, in termini di immagine e di brand, circa 350 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 10 milioni circa per il mancato indotto turistico. Solo una parentesi, è il libro che ha fatto conoscere la storia di Laura Tangorra, biologa e scrittrice, capace di raccontare con coraggio la malattia che l'ha colpita 10 anni fa, la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Mercoledì 15 dicembre in biblioteca si parlerà di SLA attraverso la voce del marito di Laura, Franco Beretta, e le parole dei suoi libri. Nel libro Solo una parentesi, Laura parla della malattia e della diagnosi, che era arrivata in uno dei momenti più felici per Laura e il marito. Avevano saputo da poco che la famiglia si sarebbe allargata con l'arrivo di Alice, dopo Alessandra e Marco. Senza incertezze, nonostante la consapevolezza che la gravidanza era a rischio e poteva accelerare la malattia, Laura decise per la vita. Laura Tangorra, ha spiegato l'assessore Attilio Gavazzi, ha scelto di affrontare il suo destino con coraggio e con forza e la sua testimonianza di mercoledì ribadisce tale scelta. Apriamo la pagina dell'economia. La laurea serve ancora, lo dice un'indagine della Camera di Commercio di Monza e Brianza, secondo la quale in 4 anni in Lombardia le richieste di laureati sono cresciute del 4%, vale a dire circa 700 posti di lavoro in più per chi è in possesso del tanto sudato pezzo di carta. A Monza e Brianza i posti di lavoro destinati ai laureati crescono del 39% contro la crescita complessiva di tutte le nuove assunzioni del 7,8%.
Le lauree in salita sono economia e commercio, che anche in tempo di crisi si conferma la facoltà in grado di garantire maggiori possibilità di occupazione, e ingegneria, con gli ingegneri specializzati in elettronica e informazione. Scendono invece giurisprudenza e le facoltà umanistiche, lettere e filosofia. I laureati in economia e commercio, 280 posti su 1100 nel 2010, e gli ingegneri coprono la metà delle nuove assunzioni. Giurisprudenza, lettere e filosofia, invece, sono le lauree più deboli. Natale low cost per le famiglie lombarde. La crisi fa guadagnare ai mercatini quasi 200.000 clienti, con un aumento complessivo degli ambulanti del 2,8% in un anno. È quanto emerge da una stima della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Fa da traino alla categoria il commercio al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, che nell'ultimo anno aumenta del 4,5%. In Lombardia gli ambulanti sono oltre 19.000, un ambulante su 5 è donna e più di 1.000 hanno meno di 30 anni. Ma la parte del leone la fanno gli stranieri, con il 40% degli ambulanti. Il 15% è marocchino, il 7% senegalese, il 5% cinese. Sabato scorso il presidente della provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi, e l'assessore Andrea Monti hanno aperto lo stand della provincia alla Fiera dell'Artigianato presso il polo fieristico di Ropero. Insieme ai due esponenti della provincia era presente anche il sindaco Giacinto Mariani, che ha dichiarato che questo stand promuove l'anima originaria del nostro territorio, quella degli artigiani, che hanno sempre rappresentato la spina dorsale della nostra economia. Allo stand della provincia di Monza e Brianza, che si trova nel padiglione 4 e che potrà essere visitato fino a domenica, hanno aderito 67 imprese artigiane che, secondo il presidente di APA Confartigianato Giovanni Barzaghi, rappresentano le nostre eccellenze in grado di portare il Made in Italy in tutto il mondo. Passiamo agli appuntamenti. In Galleria Ezio Mariani torna il simbolo del Natale. Da domani fino al 9 gennaio saranno una ventina i presepi in mostra. Presepi di ogni forma e dimensione, con effetti ottici, idraulici e meccanici diversi, a seconda della scenografia e dei materiali utilizzati, dal gesso al legno, dal polistirolo alla pietra. La mostra sarà inaugurata domani alle ore 17. Prima di chiudere abbiamo il tempo per parlare di una nuova iniziativa editoriale, perché quando nasce un nuovo canale di informazione è sempre una buona notizia. La Brianza come New York, è nata IMB, la prima guida multimediale di Monza e Brianza per piattaforme Apple. L'idea, che riprende modelli già sperimentati con successo negli Stati Uniti, è venuta alla società monzese Abnet Communication e all'associazione Brianza Futura. Un clic sullo schermo del proprio telefonino per sapere tutto quello che c'è da fare e da vedere nei 55 comuni della provincia. Disponibile in doppia lingua, italiano e inglese, IMB nasce con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di informazione di chi si trova nel nostro territorio per la prima volta e di chi in Brianza vive e lavora, spiega Pietro Fortunato di Abnet. La guida è disponibile per gli iPhone e gli altri supporti di Apple, iPad e iPod Touch, e dall'anno prossimo anche per gli smartphone che lavorano con altre piattaforme. Sia le informazioni che i servizi, ha dichiarato Guido Della Frera, presidente di Brianza Futura, saranno forniti in maniera efficace e soprattutto in risposta a bisogni precisi degli utenti, che potranno scaricare l'applicativo gratuito direttamente da Apple Store. In bocca al lupo quindi per la nuova avventura. Terminiamo con le previsioni del tempo. Dopo un mese, novembre, con 315 mm di pioggia su una media di 180 mm negli ultimi 10 anni e dopo 8 domeniche consecutive con precipitazioni, finalmente un weekend con cielo sereno o poco nuvoloso. Da oggi correnti provenienti da nord portano sulle nostre zone venti di phon che generano correnti secche. Il tempo del fine settimana sarà quindi asciutto, ventilato e poco nuvoloso. Le temperature saranno in discesa oggi e in progressivo rialzo sabato e domenica. Da lunedì nuovo cambiamento con l'arrivo di aria molto fredda dall'est europeo. Con questo abbiamo concluso, grazie e arrivederci settimana prossima.